Alle mie spalle è la Basilica di Santa Apollinare Nuovo, VI secolo d.C., ma la dedicazione al santo patrono Ravennate risale a circa al IX secolo. Santa Apollinare, vuole la tradizione, è martirizzato il 23 luglio del 74 d.C., ovviamente, nei pressi di Classe. In realtà la tradizione del martirio di Sant'Apollinare nel 74 proviene da un falso storico, un documento creato nel VII secolo nella curia dell'arcivescovo Mauro per dotare la chiesa del Ravennate di una forte autorità nei confronti di Roma, dalla quale rivendica una posizione autonoma. Ci troviamo quindi di fronte a un falso, perché la figura del vescovo Ravennate è più correttamente riferibile alla fine del II secolo d.C. Ma noi preferiamo mantenerci alla tradizione e secondo la tradizione è nella seconda metà del I secolo che il vescovo Apollinare comincia a condurre nel territorio Ravennate il suo apostolato e in base alla sua predicazione si dovrà scontrare fortemente con i circoli pagani che cercheranno di avversarlo in tutte le maniere. Percosso ripetutamente, dovrà più volte nascondersi ed alla fine incontrerà la morte a seguito delle percosse subite, secondo quanto raccontato dal documento della Curia Ravennate, che narra appunto delle vicende della passione e della morte del santo.